Benvenuti a Oltre la Mente, una trasmissione di Radio Dreamland che parla di meditazione e ecospiritualità. Io sono Rosalba Nattero, ma parliamo di meditazione. Che cos'è la meditazione? Che cosa si intende per ecospiritualità? Una trasmissione che vuol fare chiarezza su temi spesso banalizzati, che andrebbero in realtà riscoperti per capirne la portata, perché sono di una portata enorme. Andare oltre la mente per scoprire la vera essenza di se stessi, un obiettivo ambizioso eppure alla portata di tutti. Ma che cos'è la meditazione? Beh, Giancarlo Varvadoro, che è stato il fondatore di Radio Dreamland, ha portato alla luce un'antica filosofia, quella dei nativi europei, che è l'antico sciamanesimo druidico, proprio il cuore della tradizione dei nativi europei. E secondo l'antico sciamanesimo druidico, la meditazione è un archetipo che esiste in natura, è un archetipo naturale, perché in natura tutto sembra tendere alla coscienza, tutto sembra tendere all'evoluzione dalla materia inerte che diventa coscienza, e noi ne siamo un esempio. Noi come esseri umani o esseri senzienti, non voglio limitare questo discorso agli esseri umani, agli esseri senzienti di qualsiasi forma, noi ne siamo un esempio, perché cresciamo fisicamente, in qualche modo maturiamo esperienza e quindi maturiamo anche a livello mentale. Ma poi succede anche qualcosa che non è più mente. C'è questa possibilità. C'è una possibilità di andare oltre la mente, e chi lo ha sperimentato lo può testimoniare, perché c'è una nostra identità che va al di là della mente. Ecco, e quindi questo dà l'idea, noi siamo l'esempio che l'universo tende all'esperienza della consapevolezza, perché se non fosse possibile non lo realizzeremmo neppure noi nel nostro piccolo. Quindi noi siamo nel nostro piccolo un esempio dell'universo che medita. L'universo medita e arriva alla coscienza. Quindi la meditazione è un archetipo naturale. Ogni cosa tende all'evoluzione, è come se fosse una profezia, una sorta di profezia, produrre coscienza, un programma che produce coscienza. Ma come allinearsi a questo processo? Ovviamente, se è un archetipo naturale, così come dice l'antica filosofia dello sciamanesimo druidico, anche noi possiamo trarre un insegnamento da questo, dalla natura stessa, perché la natura non è fatta solo dell'aspetto ecologico, dei prati verdi, degli uccellini che cinguettano. La natura manifesta anche un grande segreto cosmico, un mistero. E quindi come possiamo noi allinearci a questo mistero di cui la natura è depositaria? Beh, dobbiamo usare la meditazione, perché naturalmente non ci è stato concesso di praticarla in maniera naturale. Forse tra i popoli nativi questo può avvenire, perché la società dei popoli nativi, dei popoli naturali, è fondata proprio sull'archetipo della meditazione, e quindi la società stessa è un invito continuo a una consapevolezza, a un'autocoscienza, a uno stare bene con se stessi e anche apprezzare la solitudine e il silenzio. Questo nella nostra società ci è stato assolutamente negato. Basti pensare a come è difficile vedere in una famiglia che ognuno abbia i suoi spazi. Ad esempio, forse dico cose un po' controcorrente in questo momento, però una coppia concepisce la casa tutta insieme, tutti insieme, poi si ammazzano, poi si odiano, eccetera. E se ci fosse invece lo spazio per l'individualità, sarebbe un'armonia continua, sarebbe una società basata sull'armonia. Quindi noi non siamo abituati a questo, non ci hanno abituati a questo. I nostri genitori hanno fatto quello che hanno potuto, non do certo la colpa a loro, perché anche loro sono schiavi di questa mentalità, ma praticamente ci hanno insegnato a lavarci i denti, a lavarci
il fisico, non ci hanno insegnato molto a lavarci la mente, men che meno ci hanno insegnato a sviluppare il nostro spirito, la nostra consapevolezza, il nostro sé cosciente. E per questo dobbiamo in qualche modo prendere dei provvedimenti. E allora ci guardiamo intorno, cerchiamo qualche tecnica di meditazione e lì è un caos infinito perché c'è di tutto di più. Proprio in questo periodo, a maggior ragione, quando, visto che la gente è chiusa in casa, siamo nell'emergenza coronavirus, le tecniche di meditazione si sprecano. Ma come orientarsi con queste tecniche? È difficile fare una scelta. Però forse c'è un modo per capire se è veramente meditazione quella che facciamo. Perché rifacendomi a quello da cui sono partita, il discorso da cui sono partita, se noi vogliamo allinearci a un archetipo naturale, dobbiamo maturare. Cosa vuol dire maturare? Vuol dire che se noi facciamo meditazione, ma siamo sempre gli stessi, con gli stessi problemi, con le stesse paturnie, con le stesse patologie, con le stesse fobie, con la disarmonia che, finita la meditazione, vorremmo mordere il vicino, ecco, quella non è meditazione. Non è meditazione perché non ci porta a uscire dalla mente. La meditazione è un processo naturale che porta all'uscita della mente. Quindi se noi pensiamo di fare meditazione, ma proprio bisogna fare anche un bel esame di coscienza, essere molto onesti con se stessi, se pensiamo di fare meditazione, ma sostanzialmente rimaniamo sempre gli stessi, con le solite caratteristiche mentali e sembriamo non uscirne proprio, allora non è meditazione quella che facciamo, saranno tante belle tecniche che magari ci danno una pace momentanea, ma rischiano di inserirci ancora di più nella società produttiva, in quella società produttiva da cui siamo scappati per fare meditazione. Quindi è un giro vizioso. E a questo punto che fare? Bisogna trovare il modo di fare una meditazione che ci metta in contatto con una dimensione molto più ampia, con il vuoto. Cosa intendiamo per vuoto? Per vuoto, secondo lo sciamanesimo druidico, si intende una realtà che non è definibile con la mente, ecco perché si definisce vuoto, perché non è definibile con la mente, quindi non ci sono concetti o parametri mentali che possano definirla. Però la cosa strana è questa, che anche se il vuoto sembra una dimensione totalmente lontana dalla nostra quotidianità, il fatto stesso di cercare il vuoto ci porta a vivere meglio. È come un bagno risanante, è un qualche cosa che ci fa staccare dai soliti problemi, dalle solite problematiche e ci fa vedere le cose in una maniera totalmente diversa, amplia gli orizzonti. Questo non vuol dire che rimane una preghierina, come dicevo prima, circoscritta al momento della meditazione, perché poi la meditazione è un modo per mettere tutto in discussione, la propria vita, i propri atteggiamenti, cercare veramente se stessi, anche con i propri gusti, con le proprie inclinazioni artistiche, ad esempio. La meditazione è una panacea per l'arte. E chi la fa veramente scopre magari di avere degli impulsi artistici che manco si sognava di avere. Quindi nel contatto col vuoto si cresce interiormente. Avviene una maturazione interiore che cambia la vita, cambia i parametri. È una rivoluzione vera e propria, perché è un atto di libertà. Spesso invece le tecniche che troviamo in giro non fanno uscire dalla mente. Questo può essere proprio una valutazione che uno può fare. Se si rimane sempre gli stessi, alla fine non si fa meditazione. Quindi dobbiamo per forza cercare qualcosa che ci faccia uscire dalla mente. Per cambiare la nostra vita
fare un atto rivoluzionario, un atto di libertà. Radio Dreamland. Share the vision. Torniamo a noi. Il brano che avete ascoltato prima era The Black Sun, eseguito da Giancarlo Barbadoro al flauto con il Lab Graal. Un brano che è stato usato ed è usato anche per la Kemovad, la meditazione in movimento dell'antico sciamanesimo druidico. Un brano che incita a un esercizio di libertà. Ecco, parlando proprio del flauto di Giancarlo, diciamo che lui ha appreso questa tecnica tutta particolare della Nassinar. Nassinar si intende musica del vuoto. Proviene da un antico sciamanesimo druidico di cui Giancarlo Barbadoro, che è il fondatore di questa radio, era un esponente. Un dono che arriva da molto molto lontano, perché secondo il mito di Fetonte parla di un evento che ricordano tutti i nativi e tutte le culture dei popoli della terra. Un evento, è spiegato anche nella Bibbia e anche in molte religioni se ne parla,
un evento secondo cui un'antica consorteria sciamanica proveniente dall'esterno del pianeta avrebbe fatto dei doni agli uomini, e uno di questi doni era proprio la Nassinar. Una Nassinar che si è poi trasmessa nel tempo, e Giancarlo l'ha ricevuta in dono dall'antica consorteria druidica di Paimpont, nel cuore della Bretagna, dove gli è stata svelata, e anche la tecnica gli è stata svelata, un tesoro, un vero e proprio tesoro. Una musica quindi antichissima e particolare, che può essere definita anche come la musica della natura, perché, come dicevamo prima nella prima parte, la natura stessa ha un archetipo naturale, che è la meditazione, e la musica del vuoto, la Nassinar, è stata creata appositamente per la meditazione. La Nassinar è una musica del tutto particolare, perché agisce come una sorta di agopuntura cerebrale che acquieta la mente e sollecita la consapevolezza. Tra l'altro è curioso notare che è una musica che è stata usata anche dall'aeronautica militare per la formazione dei piloti, in quanto sono state eseguite delle prove di elettroencefalogramma in meditazione con la Nassinar, e nell'analisi finale della lettura delle onde dell'elettroencefalogramma si evidenziavano la presenza costante delle onde alfa del rilassamento con dei picchi di onde teta, caratteristiche della meditazione profonda. Quindi in questo stato di rilassamento profondo la lucidità percettiva era maggiore del solito stato di veglia, e per via della facilità e della brevità con cui si riusciva ad ottenere questi risultati, la scuola dell'aeronautica militare si è mostrata interessata a inserire la meditazione con la Nassinar per la formazione dei piloti. La Nassinar è stata anche usata da maestre di bambini particolari affetti da sindrome Down. Ebbene, le maestre hanno riscontrato un miglioramento nell'interazione con gli altri, tra i bambini, e nel rilassamento. Quindi diciamo che la Nassinar può essere molto utile nell'approcciarsi alla meditazione dalle prime basi, perché è un modo anche per mettere al riparo dall'affidarsi a improvvisati maestri o guru che magari potrebbero metterci del personalismo, mentre una musica tipo questa proprio non c'è spazio per questi personalismi. Allora, io vorrei proporvi un esercizio di meditazione. Un esercizio di meditazione con la Nassinar, appunto. Se volete sperimentarla, noi la sperimenteremo, dura pochi minuti, la sperimentiamo con un brano appunto eseguito dal flauto di Giancarlo Barbadoro. Mettetevi comodi, seduti, rilassati, con le mani sulle ginocchia, seduti o anche in postura se volete. Le mani sulle ginocchia, la schiena dritta. Quando inizierà la musica, fate un respiro profondo e portate le mani in grembo e chiudete gli occhi. Dopodiché seguite la musica, e la musica vi guiderà naturalmente verso una esperienza oltre la mente. Non dovete però interpretarne la melodia, non state a interpretare la melodia, lasciatela come un sottofondo, come se fosse un ruscello, come se fossero i canti degli uccelli. Ecco, lasciate che tutto avvenga spontaneamente. Poi se vorrete mi potrete scrivere, e vi darò poi la mia mail, mi potrete scrivere per dire le vostre impressioni. Quando sarà finita la musica farete un altro respiro profondo e portate le mani sulle ginocchia e aprite gli occhi. Andiamo pure. Thank you.
Bene, spero che siano stati momenti piacevoli. Se avete voglia, potete scrivere le vostre impressioni a info@radiodreamland.it oppure sulla pagina Facebook, c'è una pagina apposita che è Radio Dreamland. Va bene, io aspetto le vostre impressioni. Volevo ancora invitarvi alla meditazione planetaria del martedì sera. Una meditazione che è stata fondata da Giancarlo Barbadoro già negli anni Ottanta, quando poi vi racconterò la storia perché è una storia lunga, ma è una storia appassionante, come è nata questa meditazione planetaria. Per adesso voglio solo invitarvi, visto il periodo tra l'altro che, in cui non ci si può frequentare, invitarvi a questa meditazione planetaria che si fa tutti i martedì sera alle 21, ognuno da casa sua. Basta fermarsi pochi minuti oppure usufruire di quel brano che vi ho appena fatto ascoltare e che c'è anche su Facebook. Bastano pochi minuti per usufruire di questo collegamento planetario, perché riteniamo che la meditazione non possa creare disarmonia, è impossibile. Se tutto il mondo meditasse, sarebbe un altro mondo, sarebbe un mondo migliore, dove non si farebbe del male agli animali così come lo stiamo facendo in questo momento. Sarebbe un mondo armonico, non avrebbe senso la sopraffazione su una specie, sulle altre, e per cosa poi? Per cose assolutamente inutili. E adesso, tra l'altro, vorrei anche ricordarvi che Nel periodo di Pasqua purtroppo questa sopraffazione e questa sofferenza avviene ancora di più. Quindi vi invito anche a essere ecospirituali e non mangiare carne, perché un abbassamento di carne, di consumo di carne, servirebbe non solo agli animali ma anche al pianeta, perché è risaputo che una delle maggiori cause di inquinamento sono proprio gli allevamenti intensivi. Quindi vi invito alla meditazione planetaria ogni martedì alle 21 e poi vi invito anche a provare a leggere un libro che si chiama La meditazione e l'esperienza del vuoto di Giancarlo Barbadoro. Un libro che in questo momento magari non potete acquistare fisicamente, però lo trovate online, lo trovate anche in ebook e lo trovate su www.triskeledition.com. Il libro è La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta di sé. Bene, io credo che abbiamo finito per questa puntata. Ci sono tante tante cose da dire sulla meditazione, su come usare la mente e come non esserne schiavi, però vi invito a seguirci e a seguire Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Ciao a tutti!